benvenuti alla Factory e grazie per essere qui per questa iniziativa che abbiamo preso insieme al Pungiglione, insieme a Fabio e gli altri amici del Pungiglione, di questa presentazione del libro di Tito Barbini, Il treno non si fermò a Kiev. Molti di voi credo che siano la prima volta che vengono qui alla Factory, che come vedete è un posto dove si dipinge molto, dove si fanno anche occasioni di incontro, occasioni di condivisione, occasioni di per trovarsi tutti insieme. E, abbiamo varie narrazioni anche dopodomani, interverrà un biologo marino, poi avremo un giovane neuroscienziato che ci racconterà delle cose che sono sempre particolarmente interessanti. Oggi è una occasione invece in cui abbiamo la presentazione di un libro. Il libro di Tito, Il treno non si fermò a Kiev, è la storia di un viaggio che vedete laggiù illustrato con quella riga rossa, in viaggio per ferrovia, in treno, un viaggio lunghissimo, il più lungo del mondo, diciamo. E appunto il viaggio è quello che oggi per Tito, che tutti qui lo conosciamo, perché è stato, oltre che essere di Cortone, è stato anche il nostro sindaco per 10 anni, dal 70 all'80, quindi tanti anni fa, in un'epoca insomma, di grande trasformazione, credo che sia stata insomma, una grandissima esperienza, seguita da tante altre esperienze di carattere politico-amministrativo, dalla presidenza della provincia all'assessore regionale, e poi a un certo momento, intorno ai 60 anni, ha svoltato, lasciando in disparte la politica, diciamo, professionale in qualche modo, per dedicarsi al viaggio e alla scrittura. Le due cose che si mischiano insieme in questo libro, perché è un libro, una narrativa di viaggio, che poi è forse riduttivo chiamarla narrativa di viaggio, perché dentro non c'è soltanto i luoghi visti, le particolarità, le curiosità o la bellezza dei monumenti e dei luoghi, ma è un'occasione per parlare di tante altre cose, dalla letteratura all'arte, al cinema e anche della propria vita, delle proprie esperienze, di quello che è anche l'infanzia e tanti momenti. In pratica il viaggio, come si dice sempre, non è soltanto un viaggio fisico quello che si fa, ma è anche un viaggio dentro se stessi. Però su questo appunto credo che sarà un po' il tema della nostra narrazione. Il libro lo trovate anche lì all'ingresso, verrà, chi lo vuole lo può prendere o pagherà il prezzo che è quello dell'autore, diciamo, non è il prezzo quello del negozio, e credo che sia un'opportunità perché effettivamente è interessante, perché è pieno di cose interessanti, di cose che toccano anche noi. Per esempio, io devi sapere che ho fatto il ferroviere per 40 anni, quindi il fatto che si parli di viaggio in ferrovia per me ha un significato particolare. I primi anni di lavoro, lavoravo in Alto Adige, nel posto più lontano dove mi potevano mandare, e feci il conto che ogni anno facevo circa 40.000 km in treno, perché facevo il pendolare settimanale, che è il giro dell'equatore, diciamo, quindi ogni anno facevo l'equivalente del giro del mondo. E viaggiare, insomma, un fascino, qualcosa che credo che sarà uno dei temi sui quali Tito, al quale passerei la parola. Raccontarci forse per prima cosa come sei diventato un scrittore viaggiatore o viaggiatore scrittore. Sì, buonasera a tutti. Io ho accolto questo invito, anche se pensavo di presentare questo libro in estate, a Cortona, come gli altri libri, insomma. Però sono reduce da molte presentazioni in Italia e quindi mi ha dato modo di organizzare meglio, diciamo così, la mia presentazione, di parlarne con più. Perché questo viaggio? Come ricordava Aldo, io ormai 22 anni fa ho fatto una scelta ben precisa, ho lasciato la politica, gli incarichi della politica, non la passione per la politica, quella è rimasta intatta,
e mi sono messo lo zaino in spalla e ho preso a viaggiare. Ho fatto il primo viaggio straordinario che nel 2004, nel 2005, che era dalla Patagonia all'Alaska. Quindi un viaggio straordinario perché partiva dalla Patagonia, dalla Terra del Fuoco fino all'Alaska, con lo zaino alla soglia dei 60 anni, quindi con moltissimo. Ed è un viaggio che mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato la vita perché uscivo da un'esperienza politica anche importante, ma insomma, e invece mi ha cambiato la vita in meglio, molto in meglio. E quel primo viaggio mi portò a considerare la necessità anche di raccontare, di narrare, che non era soltanto appunto narrazione del viaggio, ma era narrazione di tante cose che attraversavano la mia vita o che avevano attraversato la mia vita. Io ripeto spesso che non è soltanto un viaggio in una geografia fisica, ma è un viaggio in una geografia della mente, nel senso che mi ha consentito di riflettere su tante cose, oltre naturalmente a scoprire esperienze, a fare esperienze, a scoprire luoghi straordinari. C'era un grande scrittore toscano che ho avuto modo di conoscere quando ero assessore regionale, che è Antonio Tabucchi. Antonio Tabucchi mi diceva sempre, e ha scritto insomma libri bellissimi, e diceva: nel viaggio c'è sempre un luogo che ti aspetta. C'è sempre un luogo che ti aspetta perché quel luogo, quando tu lo incontri, ti darà delle emozioni, ti consegnerà delle cose importanti che fanno riferimento alla tua vita, alle tue esperienze, ai tuoi affetti, ti mette in moto tanti meccanismi, insomma. Quel mio primo viaggio dalla Patagonia all'Alaska mi ha messo in moto tantissime cose. Intanto la necessità di incontrare persone in carne ed ossa. Sempre difficile nell'esperienza politica. E ho fatto delle esperienze straordinarie che poi sono rimaste intatte nella mia vita di questi ultimi 20 anni. Dalla conoscenza delle madri di Plaza de Mayo a Buenos Aires, di cui sono diventato molto amico, dai Campesinos, da tutte le poi esperienze che ho fatto in Terra del Fuoco. L'anno dopo scrissi un libro di cui voglio parlare perché questo mi consente di arrivare a questo libro. Ed è un libro che in qualche modo mi ha. L'anno dopo di questo viaggio decisi di andare in Antartide. Ah, in questo primo libro scrissi questo libro, scrissi Le nuvole non ti hanno permesso. In questo secondo libro scrissi dell'Antartide, appunto questo viaggio in Antartide. Tra parentesi, se vi capitasse, non è facile, ma se vi capitasse non lasciatevi mancare questo viaggio in Antartide perché è straordinario. È davvero una delle cose più belle che si può fare. L'Antartide non appartiene a nessuno, l'Antartide è un continente dove non si può introdurre le armi, dove non si è conosciuto guerre, scontri tribali, non si è conosciuto campi di sterminio, cioè voglio dire, dove la fauna, l'incontro dai pinguini alle foche, è un incontro amichevole, assolutamente straordinario, e poi questo paesaggio dove appunto il tempo ha sedimentato un'architettura onirica, straordinaria. Vabbè, ma insomma. Soggetto anche a dei rischi in questo periodo. Vabbè, sì, però. Ma l'Antartide è il 70% delle risorse di acqua, oggi è il giorno dell'acqua Dell'acqua, sì. mondiale, no? È il 70% delle risorse idriche di acqua potabile del mondo. Però andando in Antartide, nel rompighiaccio che mi portava in Antartide, in cima al rompighiaccio c'era una gabina, diciamo così. Il rompighiaccio sono tutti quelli dell'ex Unione Sovietica che sono stati venduti
con la caduta del comunismo sono stati venduti all'Argentina e al Cile e riorganizzati per andare in Antartide. C'era una cabina dove i viaggiatori lasciavano i propri libri, una piccola biblioteca, insomma, io lasciavo uno scrigno dove dentro c'era i libri dei viaggiatori che andavano in Antartide, con gli appunti, con le note, con tutto ciò che riguardava il viaggio più importante che si sentivano di fare. E lì c'era un libro che io ho preso da questa biblioteca e sono i miei 40 anni nella Terra del Fuoco di Alberto Maria De Agostini. Alberto Maria De Agostini era un missionario di Don Bosco che i primi anni del Novecento, tra parentesi, era il nipote del De Agostini delle carte geografiche dell'enciclopedia, che era, non il nipote, il fratello minore, scusate, e che appena fatto prete di Don Bosco andò in Patagonia, in Terra del Fuoco, nel 1909. Ci è rimasto 40 anni. E tutti lì lo chiamano Don Patagonia, insomma, ancora oggi. E Don Patagonia è stato per me una scoperta straordinaria, perché quel libro, ma poi tutte le cose che ho conosciuto, mi hanno portato a considerare uno straordinario esploratore, uno straordinario geografo, uno straordinario anche missionario, ma insomma, e che però è stato l'unico che ha difeso gli indios della Terra del Fuoco e della Patagonia dallo sterminio che poi è avvenuto, perché prima sono stati gli allevatori di bestiame, poi cercatori d'oro, poi cacciatori di balene, poi cacciatori di fuoco, tutti si sono presi con gli indios, tant'è vero che non ce ne sono rimasti quasi nessuno. E lui fu l'unico invece a prendere le difese di questi indios, scrisse al Papa, fece una serie di cose, insomma. Ha scritto 60 libri, è stato scopritore di ghiacciai, di montagne, parchi intestati a lui. Lui è morto nel 1956 a Valdocco, che è una casa di Don Bosco a Torino, solo i suoi confratelli non lo hanno molto, oggi lo riconoscono, ma allora non era molto, perché lo consideravano più un esploratore che un missionario. E insomma, però arrivarono alla sua morte i telegrammi dei capi di Stato dell'Argentina, del Cile, che dicevano insomma, è morto per noi una persona straordinaria e importante che ha avuto dire molto per la nostra terra. E arriva una poesia di Neruda, che io riporto spesso nei miei libri, perché le prime parole dicevano, ma che cosa aspettate a fare un monumento ad Agostini, Alberto Maria De Agostini, e portateci i vostri figli a giocare intorno a questo monumento, perché conoscerete un uomo che per la terra del fuoco, per la Patagonia, per l'Argentina, per il Cile, ha voluto dire molto. Perché arrivo a questo libro partendo da questa... Perché io in quel libro ho scritto subito, l'anno dopo, Il cacciatore di ombre. Il cacciatore di ombre perché lui era un fotografo straordinario e gli indios lo chiamavano cacciatore di ombre, quindi io ho dato il titolo al libro Il cacciatore di ombre appunto per questo. E immagino di viaggiare in un viaggio immaginario con De Agostini in tutta l'America Latina, raccontando non soltanto quello che lui ha fatto, ma nel viaggio immaginario la sua presenza mi consente di capire meglio anche avvenimenti successivi, che sono la dittatura argentina in Cile e in Argentina negli anni 70-75, 80, e l'assassino di Allende e il colpo di Stato in Cile. E io viaggiando con lui, con questo libro, cerco in qualche modo di entrare anche dentro questi avvenimenti che hanno cambiato il nostro modo di sentire anche il rapporto fra democrazia, socialismo, insomma, tutta una serie di grandi problematiche che poi in quegli anni, ma poi anche dopo, hanno attraversato l'America Latina. Anche questo viaggio è un viaggio reale, ma anche immaginario.
anche qui io viaggio con una serie di personaggi che non ci sono più, che io non ho conosciuto, ma che li ho sentiti profondamente vicini. Lessi qualche anno fa in un'agenzia che questo viaggio veniva organizzato al costo di 1.500 euro da un'agenzia europea e partiva da Oporto in Portogallo fino a Saigon. E questa agenzia organizzava il viaggio in treno, cambiando soltanto a Montparnasse a Parigi, lo stesso treno, immagino 22.000 chilometri, diventava una cosa assolutamente di corsa, insomma, non è un viaggio lento in treno, una cosa... Però questa idea mi stimolò a dire, ma insomma io questi paesi li ho fatti tutti in questi 20 anni, sono stato in tutti questi tratti che vengono disegnati in questa cartina. Sono 13 paesi, attraversa 13 paesi. E non so, forse se vuoi leggere il primo... Sì. Ci sono così tante storie in giro per il mondo. Meglio non preoccuparsi troppo del tempo e dello spazio che provano a separarle. Tanto anche le storie più distanti possono camminare insieme e scoprire che non sono per niente distanti. Come questa storia, per esempio. Proverò a stabilirne l'inizio servendomi della carta geografica. Partirò per questo viaggio in treno che ancora non ho fatto. Un viaggio vero, proposto sulle grandi riviste, il più lungo del pianeta sui binari nelle terre emerse. Proverò a raccontarlo con la leggerezza di un cercatore curioso, ma anche con lo spirito inquieto di un visionario. La lampada di Aladino che gli autentici viaggiatori portano nel loro zaino mi darà una mano. E non ci sarà bisogno di inventarsi niente. Le storie ci sono già. Io aggiungerò solo quanto i miei occhi hanno visto e le mie orecchie ascoltato. Affiderò ai binari i luoghi e le emozioni, le poesie e i fatti veri, le facce e i gesti di chi incontrerò sui treni e alle stazioni. Le loro storie. Le storie, lo so, pretendono sempre più di quanto siamo disposti a concedere loro. Crediamo di esserne i protagonisti. E quasi sempre non è vero. Non è vero in questo caso, comunque. Intanto ho deciso di non confrontarmi col mio tempo. Mi mette sull'avviso una frase del presocratico Crizia che dà il titolo a un bel libro di Antonio Tabucchi. Inseguendo l'ombra, il tempo invecchia in fretta. Ecco, penso che sia proprio così. Il tempo, le ombre, il viaggio... Connessioni e sentimenti che tengono insieme tutto questo. Almeno credo. Ecco, io ho immaginato questo viaggio come una sorta di passaggio sulla storia del Novecento. Tutte le cose che racconto sono vere, sono accadute, sono gli incontri, i luoghi che ho visto, però li ho legati a un discorso che diventa, siccome l'ho fatto in diversi periodi questi viaggi, in questi 20 anni, però ho reso un viaggio unitario, come se fosse un unico viaggio, legandoci appunto ai fatti del Novecento, che sono i fatti certo della politica, della storia, dell'arte, del cinema, della letteratura. E davvero il viaggio diventa tutto questo in un modo straordinario, questo è il fascino della scrittura. Prendo alcuni esempi per andare di corsa, perché se no altrimenti arriveremo troppo lontano. Io salgo ad Oporto. Ad Oporto, poi non so se abbiamo il tempo, voglio farvi anche vedere alcune fotografie, se vi capita anche ad Oporto. Io durante questa mia descrizione vi indicherò 3 o 4 posti che non potete perdere nella vostra vita. Una è la stazione di Oporto. Davvero, se vi capita in Portogallo, visitate questa stazione perché è bellissima. È tutta una serie di azulejos, questi bellissimi mosaici. E per tutta la stazione, per tutte le stanze, per tutte le pareti si racconta la storia del Portogallo. Una
bellezza incredibile, quindi non è una stazione ferroviaria, è un museo ma bellissimo, quella che è la forma d'arte in Portogallo più importante, che appunto sono gli azulejos. E salgo in treno e incontro Pablo. Pablo è un vecchio antifascista, vecchio, alla metà, quindi vecchio. Incontro Pablo, lo accompagnano i nipoti, lui va a Coimbra e nella notte che ci accompagna in questo viaggio io faccio amicizia con Pablo. E intanto scopro alcune cose che io avevo perso anche durante la mia esperienza politica. Ad esempio, abbiamo sempre pensato, la generazione mia o quella un po' prima, anche quella un po' dopo anche, che la rivoluzione dei Garofani Rossi fosse, diciamo così, nata sulla base di un impegno dell'esercito democratico ad abbattere Salazar negli anni appunto che erano 70. Però non mi ero mai chiesto perché Garofani Rossi. E Pablo mi dice questa cosa curiosa, che appunto una fioraia di Lisbona, a un certo punto, una sera che c'era l'esercito democratico, gli ufficiali lì in piazza Lisbona, questa fioraia, ripulendo il suo negozio, regalò a questi soldati questi Garofani Rossi. E loro misero questi Garofani Rossi nelle canne del fucile. E vi ricorderete tutti come questo divenne il manifesto della rivoluzione, della rivoluzione dei Garofani Rossi in Portogallo. Vabbè, ma insomma. Però ecco, poi parlammo di tante altre cose, parlammo di letteratura e di cinema. E qui viene la prima riflessione che poi mi accompagnerà in tutto il viaggio. C'è stato un film molto importante che nasce da un libro di Tabucchi, che è Sostiene Pereira. Io penso che molti l'avete visto, che è poi il libro di Tabucchi, ma è anche un film con uno straordinario Mastroianni, insomma, no? Parliamo di questo, parliamo di Pessoa, parliamo di tanti altri scrittori, Porto di Saramago, insomma, non è che in quella notte, in questo viaggio con Pablo, parliamo di tante cose, io le racconto un po' tutte in questo libro. Però questo fatto di Sostiene Pereira è importante perché poi mi ricollega a un altro libro che invece lo porto all'attenzione del lettore quando sono a Berlino. Mastroianni, parlo di Mastroianni, è un professore di letteratura francese, no? Ricorderete questo film. Un professore di letteratura francese che insegna e fa le recensioni su una rivista letteraria, appunto uno straordinario Mastroianni all'ultima sua esperienza cinematografica. E sia Mastroianni, appunto, che è agnostico rispetto alla politica, vive una situazione di repressione, di mancanza di libertà nel suo paese, appunto in Portogallo, perché sono gli anni di Salazar, ma non c'è in lui la rivolta rispetto a questo, perché lui si occupa di letteratura, si occupa di scrivere, di fare le recensioni. A Berlino c'è un altro film, Le vite degli altri. Le vite degli altri, e lì c'è un agente della Stasi che, ascoltando le registrazioni, le intercettazioni e leggendo soprattutto un libretto di Brecht, di poesie di Brecht, che ha trovato appunto nella casa di questo autore teatrale che lui intercetta, l'agente della Stasi, che è la peggiore polizia del regime comunista della Germania dell'Est, cresce rispetto a una rivolta e c'è un processo di cambiamento per cui sia il professore di Sostiene Pereira, sia l'agente della Stasi acquisiscono coscienza che la cultura può determinare la rivolta e l'acquisizione antagonista rispetto ai regimi dove appunto si uccide la libertà. Il professore, grazie a dei giovani che fanno antifascisti, il professore Sostiene Pereira, in
le vite degli altri, appunto c'è l'agente della Stasi che ha questa... Ecco, questa è la cosa che mi ha colpito e io ho messo insieme questo elemento che nel viaggio, appunto, il cinema, la letteratura, la scoperta e il ripensare a come si determinano situazioni di cambiamento possono creare appunto nella coscienza degli individui questa acquisizione, e ma soprattutto poi c'è la spinta di giovani che appunto scelgono di rivoltarsi, eccetera. Io lascio la lettura di un altro punto, perché qui c'è la mia storia. E prendo nel libro l'esempio di una poesia, di una canzone di De Gregori, Buffalo Bill, per cui appunto parliamo di treni, c'è una locomotiva, io ero lanciato con questa locomotiva per fare appunto il presidente della provincia, l'assessore regionale, forse avrei fatto anche il senatore, non lo so, ho fatto, però a un certo punto decido di scartare di lato. E come appunto il bufalo nella canzone di De Gregori, faccio un'altra cosa e mi metto a viaggiare e a scrivere. Questa è la mia storia. La storia di quel treno sempre in corsa e delle stazioni raggiunte. Sembrava non doversi fermare più quella locomotiva, lanciata com'era. E invece eccomi alla penultima stazione. Mi sono fermato e, come il bufalo di De Gregori, ho scartato di lato. La locomotiva aveva la strada segnata. Potevo scegliere di andare fino in fondo su quel binario. E tutto si può dire, ma non ci si perde lungo un binario. Invece ho scelto di essere bufalo. Ho voluto provare a correre, rischiando anche di cadere, ma almeno provandoci. Tutto questo alle soglie dei 60 anni. Lo stacco netto tra il peso delle responsabilità e uno spazio tutto mio, forte e libero, ha lasciato un gran vuoto. Un vuoto sofferto, anche se voluto, quasi un sollievo. Anche se animato dall'idea di diverse possibilità pronte a schiudersi. Perché questa svolta? Di sicuro la coincidenza di alcuni fatti ha rotto un equilibrio dentro di me, probabilmente precario da tempo, complice un ritmo di lavoro forsennato e prolungato. Di sicuro, a un certo punto, è emerso un profondo malessere politico, sociale ed esistenziale, che covava in me da tempo. Il mio tempo di prima. Dipendere in tutto e per tutto da un'agenda da rispettare e portare avanti ad ogni costo. Agenda che, ovviamente, obbediva a ciò che più reclama e impone la politica, la ricerca del consenso. Non credete a chi afferma il contrario, magari dagli schermi TV. Questo è l'altare cui deve sacrificare tutto il politico in corsa, anche negli spazi di apparente libertà, perché la testa è sempre altrove. Mito e assillo, desiderio e smania. Così i miei figli sono cresciuti e io non c'ero. Amara constatazione, questa. Ecco, quindi... Mi ricordo che in questo periodo qui vedo alcuni amici e compagni che mi chiedevano anche di fare il sindaco, di tornare a fare il sindaco a Cortona, quindi e io scelsi invece di fare un'altra cosa. Partì da un disagio, come ho detto, che di altra natura. Vabbè, insomma, e il viaggio prosegue e vi porto su un'altra tappa per poi andare rapidamente verso la conclusione, ma saltando tante cose, insomma, salto ad esempio Bilbao, salto tutta l'esperienza dell'ETA in Spagna, dove ricordo un altro film di Gian Maria Volonté, Ogro, e perché incontro dei ragazzi che appunto uscivano da questa esperienza appunto dell'ETA che è pesata moltissimo per la Spagna. Il treno si ferma a Metz. È una tappa importante, Metz, perché mi porta a considerare una cosa importante per Cortona anche, non soltanto per me, la mia amicizia con Mitterrand. Metz è stato il punto di incontro tra due grandi statisti, che sono Mitterrand e Kohl. Kohl, il cancelliere tedesco, che ha unificato la Germania,
Mitterrand, l'uomo che ha portato la Francia da un nazionalismo gollista, insomma, verso invece una scelta di presenza in Europa di grandissima. E Metz è il simbolo di questo, perché Metz ci fu il congresso socialista nel 1978, dove poi Mitterrand divenne presidente della Repubblica Francese, e dove questi due uomini, io ho raccontato nel libro che ho scritto, L'amico francese, il funerale di Mitterrand a Notre Dame, no? E mi ha colpito moltissimo, ad esempio, il pianto di Cole. Io ero invitato a questo funerale dalla famiglia e dai socialisti francesi, avevo accanto questo enorme uomo, il cancelliere Cole, che tutti eravamo commossi perché c'era la passione di Bacche, c'era tutte queste cose, però insomma c'era questo uomo che piangeva come un bambino, incredibile, proprio si asciugava gli occhiali, si ritoglieva. A me fece impressione, perché capì una cosa fondamentale, che l'amicizia tra questi due grandi statisti si era fondata su un fatto straordinario, che era l'Europa. La possibilità, cioè, di portare due grandi paesi come la Germania e la Francia dentro a un sogno che era quello di Spinelli, appunto, di costruire un'Europa unita, tant'è che Spinelli poi ha scritto una cosa bellissima su Mitterrand rispetto al suo impegno in questa direzione, e dove questa amicizia tra i due uomini statisti, io ho capito che è andata molto al di là del rapporto della politica e delle istituzioni, insomma, sono diventati proprio amici fraterni dentro questo ideale dell'Europa. E questo mi ha dato questa possibilità di avere questa grande possibilità. Dopo Metz c'è il viaggio che si ferma in Polonia. Si ferma in Polonia e qui arriva una grande, faccio per seguire, arriva in Polonia e qui c'è una grande riflessione attorno alla Shoah, naturalmente, e attorno a un altro grande film, che è Il pianista. Io parlo molto di questo film perché, oltre a grandissima regia di Polaski, c'è questa interpretazione di questo attore che è straordinaria, che gli ha cambiato la vita. Lui ha rilasciato delle interviste, ha dato delle letture rispetto a quel film, appunto, dove lui, attraverso l'esperienza della Shoah, crea una situazione di cambiamento profondo della sua vita. Diminuisce 40 kg, dimagrisce 40 kg, impara a suonare il piano in pochi mesi in un modo straordinario, cambia il suo modo di vestire, di presentarsi, cioè il film gli cambia la vita a questo grande attore, perché c'è una presenza dentro al personaggio che in qualche modo dà il senso di cosa sia stata per la Polonia, appunto, la Shoah. E poi, vabbè, c'è Auschwitz e con tutto quello che abbiamo detto. Il treno entra, non entra in Ucraina, io non sono, appunto, il treno non si fermò a Kiev, non entra in Ucraina perché c'è la guerra, ma perché soprattutto io sono stato in Ucraina alcuni anni prima, perché scrivevo un libro, Il fabbricante di giocattoli, che era un libro che parlava di un anarchico ucraino che è morto poi e è stato imprigionato in Argentina nei primi anni del Novecento, un'altra storia bellissima. E il mio fabbricante di giocattoli, sono andato a cercarlo poi nella sua infanzia a Kiev, in Ucraina, e in quegli anni, alcuni anni prima della guerra, appunto, l'anno prima del Covid, io ho potuto capire una cosa straordinaria, che il problema della guerra attuale non è le frontiere, o almeno penso non siano le frontiere, almeno non penso che non sia
la questione del Donbass o la questione della Crimea. Certo, c'è questo evidentemente che ha scatenato tante cose su cui oggi stiamo ragionando. Ma il tradimento di Putin, perché di questo io parlo nel libro, è su un'idea di democrazia, su un'idea di appartenenza all'Europa che troppo spesso noi confondiamo con la NATO, con gli Stati Uniti, ma invece ad una scelta dei giovani che io ho trovato appunto in Ucraina, che è quella di avere una diversa possibilità di vita e un diverso futuro rispetto a quello che è accaduto e che sta accadendo con Putin, con l'autarchia, con gli oligarchi, con l'assassinio della Politkovskaja, cioè poi tutto quello che sappiamo rispetto a questo tradimento. Ma a me ha pesato moltissimo perché io amo questo paese, amo la Russia. L'amo per la sua letteratura, per la sua musica, per tante cose, voglio dire, per i suoi straordinari percorsi storici, fin dalla rivoluzione d'ottobre, voglio dire. Io ho fatto questo viaggio nel 2008, ho scritto il libro Caduti dal muro, partendo dalle macerie del muro di Berlino fino al Vietnam. Era un viaggio verso il fallimento storico del comunismo. Un viaggio verso il fallimento storico del comunismo. E ho capito appunto che quest'amore è stato tradito. Ed entriamo in Russia. Sono a candere. Ah no, non ce l'hai più questa. C'era quella sui treni dei bambini, però. Ah no, 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 allora niente, allora la racconto io. Poi arriviamo a Samarcanda. Okay. Il treno è straordinario, perché il momento più bello per viaggiare è il treno lento, e la Russia ha una straordinaria tradizione ferroviaria, incredibile. Pensate che soltanto a Mosca ci sono 11 stazioni ferroviarie. Pensate che la Transiberiana, nata ai primi del Novecento, presentata alla mostra di Parigi, all'esposizione internazionale di Parigi, che era un'esperienza incredibile, perché allora fecero una sorta di esposizione lo zar con tutti gli orsi, con tutti, che non c'entravano niente, tra l'altro, quindi, ma insomma, per parlare dell'Artico, e queste carrozze con questi velluti rossi, con queste... Cioè, e il treno è la Transiberiana soprattutto, quella che va raccontata, perché spesso abbiamo avuto da bambini, io almeno avevo questa sensazione che la Siberia fosse una cosa un po' ostile insomma, no? Un po' di paura, un nome che invece è un nome bellissimo, Sibiriske, che significa appunto un nome molto bello, ma insomma... Invece la Siberia muore, la Transiberiana è una cosa meravigliosa. Pensate che la letteratura russa, la grande letteratura russa, è tutta sui treni. Incredibile questa cosa. Per dire quanto ha contato il viaggio in treno, l'immaginario del viaggio in treno. Uno prende Tolstoj e c'è Anna Karenina, no? Si innamora di Brodsky in treno, si getta sotto il treno alla stazione per appunto la delusione d'amore, insomma. Sonata Kruzbe di Tolstoj è sempre ambientato in treno, dove si racconta il tradimento di una donna. Ma che dire poi di Dostoevskij? L'idiota di Dostoevskij è l'incipit, ma poi anche tutto il percorso dell'idiota di Dostoevskij è in treno. Il dottor Zivago viaggia nella Transiberiana verso la sua dacia e verso la sua famiglia. Quindi straordinaria la letteratura
legata appunto al treno. Per non parlare poi degli autori come Agatha Christie o vabbè, ma quelli sono tutti altri. Però in Russia ha questo fascino. E infatti la Transiberiana è tutto questo, insomma, no? Allora, il secondo luogo che vi consiglio dopo il porto è la Transiberiana. Fatela questa esperienza, perché è davvero bella. No? Però fatela lentamente, eh? Scendete alle stazioni, i russi hanno questo culto della sosta straordinario, per cui potete scendere, non mangiate ai ristoranti del treno, evitatelo, non solo perché vi intossicate, ma poi spendete troppo, eccetera. Andate invece a mangiare nei marciapiedi, alle stazioni, ci sono le babusche, le donne che vi portano tutto quello che è necessario trovare, insomma, dal pesce al minestrone caldo, avete quello che volete, buonissimo. In tutte le stazioncine, cioè questi marciapiedi che sono appunto pieni di queste cose. Non è che uno poi rimane giù, no? No, loro hanno un culto della sosta, per cui il treno parte... Perché sono tutti pronti. La Transiberiana, sono molti treni che ci vanno, cioè quelli turistici che viaggiano appunto con... Tipo Trans-Europe Express. Sì, appunto, cioè, ma c'è quei treni che prendevo appunto io, che sono quelli che si fermano, possono stare fermi un giorno, oppure poi prende quello del giorno dopo, capito? Cioè non c'è una... Per cui stai tranquilli. Loro... La sosta è come nel West i cavalli che si fermavano alla posta. E poi c'è la controllora della... Questa ce l'abbiamo. Ce la vedi? Controllora, sì. Ecco. La nostra lunga chiacchierata viene interrotta dalla donna sorridente che regna in ogni carrozza. È giunto il momento di parlare di lei, la Provonista, una figura che nasce e vive solo qui. Ho esitato a parlarne all'inizio del viaggio transiberiano, perché, come una cosa rara e impagabile per uno scrittore, volevo riservarla a una descrizione sul campo, in piena azione. Intanto diciamo subito che non è un capotreno, anche se come Sergei è piena di nastrini sulla divisa. Casomai è un capocarrozza ferroviaria, ce n'è una per ogni vagone, insediata sul suo trono vicino al samovar. Cosa fa? Che domanda. Intanto tiene acceso il samovar. In ogni ora del giorno e della notte è disponibile un tè caldo e profumato. Come la caldaia di un vecchio treno a vapore, non si spegne mai. Una vera e propria opera d'arte e di professionalità. Ma la Provonista è molto alto. È responsabile del mantenimento dell'ordine sulla carrozza. Controlla passaporti e biglietti. Viene pure ad avvertirti quando devi scendere in una qualsiasi destinazione intermedia. Ah, dimenticavo, viene a darti la buonanotte e ti consegna una busta con necessario per la notte, comprendente lenzuola, federe e asciugamano. Insomma, ti accudisce. Un angelo custode, una matriosca. Delle bambole di legno dipinto della tradizione russa è sicuramente quella più grande, che contiene tutte le altre. La mia matriosca, si fa per dire, mastica addirittura qualche parola di italiano. Lo ha imparato anno dopo anno dai non pochi viaggiatori italiani. Mi regala una tazza per il samovar. Agli altri passeggeri viene affittata per alcuni rubli. A me riserva questo trattamento speciale. È naturale. Dagli stranieri si aspetta una mancia. Ecco, quindi c'è questa bellissima esperienza con questa Transiberiana. Transiberiana si ferma in alcune stazioni importanti. La prima è quella che divide l'Europa dall'Asia, è Katerinburg. Dove fu massacrata la famiglia dello zar. È interessante fermarmi a questa stazione perché lì c'è una strana operazione della Chiesa ortodossa russa che sta costruendo un santuario in questo a Katerinburg, dove fu massacrata la famiglia dello zar, perché intendono santificare lo zar. Questo naturalmente crea tantissimi problemi, naturalmente, perché conoscendo Kirilli, appunto, ma insomma,
Si passa poi alla città di Gorky. Gorky è un'altra piccola città bellissima dove c'è un'università, ha preso il nome da questo straordinario commediografo, scrittore Gorky, amico di Lenin, che ha passato tanto tempo a Capri assieme a Lenin. Però è una città particolare perché c'è gli studenti molto alternativi a Putin e molto critici, c'è anche un corso di italianista, cioè è una tappa che ho fatto volentieri. E poi c'è via via tutte le altre città, compresa la fermata che io ho fatto per fare una deviazione a Samarcanda. Quando a Samarcanda arrivai davvero, a tanti anni di distanza da quelle fantasie di ragazzo, mi fu facile rinunciare alle meditazioni sul comunismo asiatico e abbandonarmi ad altre priorità dello spirito. E ora accarezzo Samarcanda come fosse un'ipotesi di catarsi, il sentiero per una nuova congiunzione tra cielo e terra, l'evenienza di un amore enigmatico che ci coinvolge nell'estenuante ricerca di noi stessi. Ricordo come mi gettai nel frugare nella storia di Samarcanda per rintracciare appartenenze, identità, commistioni che l'hanno fatta grande e bella. È stato l'amore per questa città a riscattare Tamerlano, il massacratore. I doni che a essa ha offerto ci dimostrano l'immensità del bene che può convivere con l'immensità del male dentro di noi. E non posso non pensare agli astronomi e agli alchimisti che si sono nutriti dell'aria di Samarcanda per fecondare la scienza e la filosofia. Platone diceva che il sole è il creatore della veggenza, della forza creativa, del nutrimento e della crescita. E non a caso questa città ha una struttura urbanistica a raggi solari. Tamerlano seppe capire Samarcanda e riconoscerne la nobiltà, la sensualità, la capacità di meravigliare sotto quel cielo blu cobalto. E così pure Ulugh Beg, suo nipote, che la governò con pugno di ferro e che pure alle cose degli uomini preferì la bellezza degli astri, in notti trascorse a scrutare la grande volta celeste da questa pianura desertica. Era questa la vecchia Samarcanda. Quella nuova, imposta dai russi, la Samarcanda che gli hanno lasciato è solo un insulto agli occhi. Samarcanda è una donna bellissima, conquistata, violentata, sedotta da uomini diversi e mai amata veramente, usata fino a farla quasi morire. Non so se Tamerlano sia stato davvero consapevole di ciò che ha donato alla bellissima Samarcanda. Mi piace pensare che sia stato un grande amore. E un grande amore deve avere comunque la possibilità di esistere. Peccato che l'Unione Sovietica questo non l'abbia compreso, mi dice il mio vicino di panca alla stazione, ora salito in treno con me. Un moderno tiranno ha scritto l'epilogo di questa storia. Stalin o Brezhnev, Yeltsin, non importa. Tutto è diventato più squallido, più brutto, un groviglio di nuovo e di vecchio che non serve a rendere migliore né l'uno né l'altro. Lucidissimo nella sua analisi continua con chiarezza. Un tempo Samarcanda era un nome che evocava di tutto. Oggi c'è solo una parola che mi sovviene e mi inchioda a terra. Degrado. Eccolo, vado di corsa e arrivo alla fine, perché poi voglio anche sentire le vostre domande, curiosità. Entro in Mongolia. La Mongolia l'ho raccontata molto in un altro libro, appunto quello Caduti dal muro. Ma in Mongolia mi succede una cosa strana. Mi succede una cosa strana perché sale in treno una donna cinese. Si chiama Lin, che parla italiano, anzi ha un accento romanesco, e io la considero una fortuna incredibile perché faccio il viaggio in Cina con una Che parla che l'italiano. parla italiano, addirittura con il dialetto romanesco. Lei lavora all'ambasciata cinese a Ulaanbaatar. Però ha lavorato all'ambasciata cinese a Roma, ecco perché ha questo. Cioè,
Io la considero una fortuna enorme, perché per uno scrittore io vado a cercarle queste storie, ecco perché. Ma per uno scrittore trovare una persona così è una fortuna incredibile. E quindi cerco di prenderci subito confidenza e parlare di lei, di tutto quello che accade in Cina, di quello che accade in questo paese dove il capitalismo di Stato in qualche modo, i dirigenti che vestono in grisaglie, sta cambiando attualmente la rivoluzione. È chiaro che io, se dovessi tornare a Mao, starei dalla parte di Mao, naturalmente della lunga marcia, ma quella che oggi è diventata la Cina è un'altra cosa, è tutto un tradimento rispetto a valori. Quindi io parlo con questa donna e dico, ma insomma, Tiananmen, i diritti umani, e questa politica appunto di conquista, di globalizzazione dell'economia, tutto quello che accade nell'Africa e nell'Asia, insomma tutto quello che oggi la Cina rappresenta in termini proprio. E io cerco di entrare dentro perché una dirigente che poi parla italiano, anzi romanesco, mi può dare tanti spunti per scrivere, insomma, no? E invece niente. Una rigidità incredibile, anzi una supponenza che a qualsiasi mia apertura o critica, insomma, o elemento di chiarimento che io in qualche modo cercavo con lei, in amicizia di poter in qualche modo trovare, mi rispondeva sempre, ma voi occidentali non sapete parlare d'altro. Ma che diritti umani, ma che diritti civili, eccetera. Qui c'è il grande partito comunista di Xi Jinping, e noi abbiamo il futuro davanti a lui. Queste erano le... Non ci potete capire. Guarda. Non ci potete capire. Ma lì proprio con una, ripeto, rigidità incredibile. Tanto è vero che io a un certo punto, vabbè, ho detto, abbiamo ancora 2 giorni di treno, ma insomma, di che parliamo? Per fortuna poi ci fermiamo alla stazione, quando entriamo in Cina ci fermiamo alla stazione che hanno creato, una stazione in Cina stranissima che sembra da Disneyland, lì alla Grande Muraglia. Allora siamo scesi alla Grande Muraglia e invece lì lei si è aperta perché mi parlava della storia antica della Cina e lì poteva tranquillamente darmi tutte le lezioni che infatti mi racconta tutto, le invasioni, i cinesi, gli imperi, eccetera, quindi mi fa una lezione di storia straordinaria, ma però non riguardava la Cina attuale, insomma. E vabbè, proseguo, arrivo in Vietnam, quindi alla fine del mio viaggio. C'hai qualcosa su Vietnam? Sì. Sì. Però non era il viaggio di ritorno, no? Ho Cina. Ok. Per ultimo, ho voluto lasciarmi la visita al mausoleo dello zio O. Ho fatto colazione, ho lasciato il bagaglio nella hall del mio albergo e mi sono precipitato qui ad attendere in fila. Una fila lunghissima come quella che in altri tempi ho fatto sulla Piazza Rossa per Lenin. Lunghissima e silenziosa. Solenne anche, di una solennità a cui questa mattina pare partecipare pure il cielo con una pioggia fitta scaricata da nuvoloni che sembrano creta e non concedono tregua. Migliaia e migliaia di vietnamiti ogni giorno, tutti i giorni dell'anno, si mettono in coda per vedere il padre della loro patria socialista. Ancora oggi, dopo tutto quello che è successo. Sono contadini che vengono dai più remoti villaggi, vecchi combattenti della guerra di liberazione, operai delle fabbriche di Da Nang, pescatori del delta del Mekong, portuali di Haiphong, e poi tanti bambini nelle loro divise scolastiche, con il fazzoletto rosso. Il senso di rispetto è disegnato sui loro volti. Gli si legge in faccia. Nessuno li ha costretti a essere qui. Per diversi di loro, anzi, questo deve rappresentare il viaggio della vita. Quando arriva il mio turno mi succede di nuovo. Come davanti alla salma di Lenin, avverto una stretta allo stomaco e mi commuovo. Gli occhi si inumidiscono. Succede agli anziani che si guardano indietro.
Solo più tardi, a mente fredda, tornerò a interrogarmi sul motivo per cui un corpo imbalsamato, per di più in uno scenario surreale, mi ha scatenato una piccola tempesta emozionale. Riflessi condizionati di un'inclinazione al culto della personalità di cui non mi sono mai interamente liberato? Preferisco pensare a un senso di fedeltà, magari più a me stesso che a un partito. A me stesso, ma proprio per quegli ideali che allora condividevo con la meglio gioventù. Ricordo, era il 1967. Quell'anno circolò la proposta di organizzare l'invio di volontari che avrebbero combattuto al fianco dei Viet Cong, come nel 1936 nella guerra di Spagna. Ancora una volta si sarebbero organizzate brigate internazionali al fianco di un popolo in lotta per la sua libertà. L'idea partì da giovani comunisti italiani e francesi e per qualche tempo frullò in testa diversi ragazzi, compreso il sottoscritto, ovviamente. In qualche fantasia notturna e in qualche chiacchierata tra amici, già mi vedevo in mezzo a una risaia a combattere l'americano invasore. Per fortuna finì lì. Ci pensò Ho Chi Minh, col suo gran buon senso, a raffreddare gli entusiasmi miei e degli altri sconclusionati idealisti con cui mi accompagnavo. I vietnamiti, ci fece cortesemente sapere, avevano già un bel da fare a tenere a bada il più potente esercito del mondo, perché dovessero occuparsi anche di una nidiata di europei capaci solo di mettersi nei guai. Volevamo offrire il nostro sangue? Benissimo, ma non come combattenti che il sangue lo versano sul terreno, come donatori, per i feriti. Beh, l'idea ci piacque. Era bella, generosa e anche un po' meno impegnativa, lo confesso, di un arruolamento prevedibilmente senza ritorno. Poi il governo italiano ci mise del suo, a far sì che il sogno ripiegato del guerriero si trasformasse comunque in una bella avventura. Vietò la raccolta sul suo territorio, così noi pensammo bene di organizzare un treno straordinario che ci portasse nel paese socialista più vicino, la Jugoslavia di Tito, solo per donare lì il nostro sangue. Per me è uno dei ricordi più belli di quegli anni. Mi piace condividerlo con questo racconto. Eravamo migliori noi, i ragazzi di allora? No, non è questo il senso, non lo penso. Piuttosto credo che i ragazzi del Vietnam di allora non fossero poi molto diversi dai ragazzi che oggi lavorano per Emergency o per chissà quante altre organizzazioni di solidarietà e cooperazione internazionali. Con qualche speranza in meno, forse, ma con la stessa benzina della passione e della generosità. A volte riesco ancora a essere orgoglioso di me in quegli anni. Come vedete, qui c'è la conclusione del mio viaggio e torna la mia storia. La mia storia che è poi quella di milioni di persone, insomma, no? E si ferma in Cambogia. E qui io faccio una riflessione molto amara perché... I giovani oggi non hanno forse conoscenza di questo, ma un signore di nome Pol Pot ha massacrato un terzo del suo popolo in nome del marxismo rurale o in nome del marxismo anno zero, insomma, no? E io apro una riflessione che poi è la conclusione del mio libro. Perché io ricordo molto bene, perché appunto sono in là con gli anni, ricordo molto bene che nel 75, 76, 80, 85 sono sceso nelle piazze italiane assieme a tanti giovani, nei cortei, nelle manifestazioni per protestare contro la dittatura argentina. Che è del 75-85, e contro la dittatura cilena di Pinochet, insomma, che è dal 73 in poi, no? Però non mi ricordo, ma non me lo ricordo perché non l'ho fatto, di scendere nelle strade a protestare contro Pol Pot. E non l'ha fatto la sinistra, non l'hanno fatto i democratici.
probabilmente perché eravamo nello stesso periodo della guerra del Vietnam, probabilmente perché dietro Pol Pot c'era la Cina, non lo so perché, insomma, la realpolitik che allora poteva sembrare un elemento di... Però non sono sceso io, come tanti altri giovani, come tanti altri democratici di sinistra, a protestare contro Pol Pot. E Pol Pot ha fatto una cosa terribile, terribile. Sono morte milioni di persone, perché portavano gli occhiali, o perché leggevano un libro, o perché parlavano una lingua straniera, sì. O perché... Anche qui parlo di un altro film, insomma, che è quello... Silenzio. Urla nel silenzio. Urla nel silenzio. Per dire appunto che c'è un elemento di fortissima riflessione critica su me stesso, perché è successo questo. Quindi... E non è vero che non sapevamo, perché Terzani ne aveva parlato nelle sue corrispondenze giornalistiche dalla Cambogia. Quindi sapevamo che gli stava accadendo una cosa. Certo, c'era la responsabilità degli americani, avevano bombardato il Laos e avevano fatto anche in Cambogia tanti misfatti, anche loro, voglio dire. Però c'era questo elemento forte che in nome del marxismo, e allora mi viene in mente che si può chiudere con questo piccolo racconto che non c'entra niente, quello ma che tu l'hai voluto mettere, quindi se vuoi. Aspetta, allora, sul mio babbo e Stalin. È quello l'ultimo. Sì. No, non è questo, non è l'ultimo. Questo, sì, questo. Poi chiudiamo, eh. E poi chiudiamo. Avevo 8 anni e frequentavo la scuola elementare di Sant'Agostino. Perché finalmente una località che si è visto, che conosciamo, da qualche posto che hai nominato, io l'ho visto purtroppo. Sant'Agostino, insomma, direi che all'unanimità. Quindi avevo 8 anni e frequentavo la scuola elementare di Sant'Agostino. Per inciso, la scuola era proprio di rimpetto alla piazzetta degli Armaioli. Casa mia era tanto vicina alle finestre della classe che la mamma, a metà mattinata, durante la ricreazione, bilanciava la colazione dalla cucina. Marzo 1953, la morte di Stalin. All'indomani il babbo mi spedì a scuola col lutto al braccio. Al mio stupore e alle proteste della mamma rispose in modo perentorio: oggi a scuola vai con il lutto e se la maestra ti chiede perché, tu rispondi educatamente. Ti alzi in piedi e le dici che è morto Giuseppe Stalin, il padre di tutti i lavoratori del mondo. Ci crederesti? Feci proprio così. La maestra mi chiese subito, dolcemente, con la voce che tradiva apprensione: Barbini, qualcosa di brutto in famiglia? Io le risposi come mi aveva detto il babbo. Cosa successe dopo me lo ricordo benissimo, anche se sono trascorsi quasi 70 anni. Pietro, il bidello, mi accompagnò immediatamente a casa. Aveva in mano una lettera del direttore didattico. Non ho mai saputo cosa c'era scritto nella lettera, ma il babbo digerì male quell'atto reazionario e fece rispondere con una lettera dal segretario della sezione del PC. Finì lì. Però a rimetterci fui io. Pagai con un giorno di sospensione la mia personale partecipazione alla guerra fredda. Bene. L'ho fatta un po' lunga, perché pazienza, ma insomma, poi tante altre storie, chi avrà voglia di leggersi il libro, di guardarlo, li troverete anche lì. Non so se vogliamo... Domande? Qualcuno? Curiosità. Sì. Tutti questi suoi viaggi, tutti in solitaria? Sì, sì, sì. Sì. Cioè lei organizza... Sì. Come parte? Come inizia? Ma per una semplice ragione, perché se uno vuole scrivere, quello che conta in un viaggio è l'incontro con il diverso da te. Qualsiasi altra persona... Io ho fatto viaggi naturalmente... le mie figlie, eccetera, ma di altro tipo, voglio dire, ma questi viaggi dove ho scritto dei libri li ho fatti sempre da solo, perché questo mi consente di non farmi distrarre, perché avere accanto delle persone che evidentemente non sono parte di quel diverso che io voglio incontrare. Terzani dice una cosa straordinaria nei suoi libri, poi lo ha dimostrato, insomma,
bisogna andare nei mercati, bisogna andare nelle strade, bisogna andare negli ospedali, nelle scuole, bisogna... Io porto sempre come esempio, il primo libro che scrisse, appunto, Le nuvole non ci hanno permesso, nella foto del libro, del libretto, che ancora si trova, non so se si trova, insomma, c'è un ragazzo che zappa il sale. Questo ragazzo si chiama Natalio. Io lo incontrai nel salario di Oyun, in Bolivia. In Bolivia. E questo ragazzo zappava il sale per 0,50 centesimi alla tonnellata. In questo meraviglioso salar, che è bellissimo, nelle montagne dell'Argentina, al confine con la Bolivia, è il salar più bello del mondo. Tra l'altro si vede dal satellite, perché sotto c'è il litio e c'era un tentativo appunto di sfruttare questa enorme riserva di litio in questo grande salar con delle bellissime montagne boliviane intorno, eccetera. E zappare il sale è il mestiere più difficile del mondo, perché a quell'altezza, siamo a 4.000 metri, il sale brucia la pelle, il sale corrode tutto. E questo ragazzo, io mi fermo a parlare con lui, perché mentre invece tutti i turisti andavano a fare le foto, eccetera, e l'ho messo nel libro, la fotografia della copertina. Perché dico le persone in carne ed ossa? Io non avrei potuto parlare con lui se fossi stato in compagnia di altri per fare il turista, insomma. Invece per lui è stata un'esperienza, con lui è stata un'esperienza straordinaria, perché siamo nel 2008 e 2007 forse. E lui mi dice, e mi fermo, gli dico, ma insomma, lui è tutto coperto, si vede soltanto gli occhi, perché appunto il sale corrode, e quindi è una cosa... 0,50 centesimi a tonnellata. E gli chiedo appunto che sta succedendo, quel lavoro deve essere terribile, perché tutto coperto, le mani, la pelle, eccetera. E invece trovo un ragazzo, capisco che è un giovane, trovo un ragazzo di una gioia, di un entusiasmo, di una... e mi dice... Tra pochi mesi abbiamo le elezioni in Bolivia, vedrai, vincerà il primo presidente Indios. E infatti vince il primo presidente Indios della Bolivia. E noi nazionalizzeremo questo salar, che ora è in mano alle multinazionali. Faremo una cooperativa, vedrai. Poi tutte le cose non sono andate così bene, ma insomma, però vedrai che diventerà una risorsa importante per il nostro popolo. Cioè, quindi proprio la capacità di guardare al futuro, insomma, ecco, incontrare queste persone e capire appunto quello che sta accadendo in quel paese, in quel determinato momento, è uno degli elementi fondamentali nel rapporto appunto del viaggio. Con quale lingua nei suoi viaggi? Riesce. Soprattutto per l'America Latina lo spagnolo, che è forse quella che io riesco a cavarmela meglio. Le altre sono, come tutti, qualche parola di francese, di inglese, ma insomma, molto male, Però insomma, in tanti modi, ripeti, vado a cercarmi delle storie, quindi trovo sempre un elemento di comunicazione. La programmazione dei vari viaggi, quanto tempo richiede? Cosa necessita? Non bisogna mai programmare niente, si deve avere un'idea un'idea di quello che, come diceva Baudelaire, i viaggiatori partono, insomma, sono come dei palloncini che si... viaggio, io so che devo andare in America Latina, voglio fare la Patagonia, sono tornato per diversi anni in Patagonia, io... perché ho scritto diverse storie sulla Patagonia. Ho scritto appunto Il cacciatore di ombre, poi ho scritto L'ultimo pirata della Patagonia, poi ho scritto Antartide, quindi so che vado in Patagonia, però quando sono lì io mi muovo con i mezzi pubblici e vado laddove sento che c'è bisogno di raccontare una storia. Siccome
le storie le conosco, quelle che sono accadute in questi posti, vado evidentemente a cercarmi gli interlocutori e vado a cercarmi queste storie, insomma. Per esempio, io sono diventato molto amico delle madri di Plaza de Mayo. Ah. Purtroppo sono rimaste in poche. Sono rimaste in poche, però l'ultima è morta pochi mesi fa. Però io ogni volta che vado a Buenos Aires, ci sono andato per diversi anni, eccetera, mi fermo con loro tutti i giovedì alle 15:30. Loro sono in piazza, le nonne e le madri di Plaza de Mayo, e fanno con questa domanda: "Donde stanno?" Ancora. Con tutta la processione, con sì, tutte le fotografie. Sì, i desaparecidos, i figli, i nipoti, eccetera. E ognuno ha una storia straordinaria da raccontare. Io ne ho presa il cuore, insomma. Ho raccontato questa storia di questo pirata della Patagonia. Io, in poche parole, me la posso raccontare. Insomma, io vado a scrivere questo libro, Il fabbricante di giocattoli, su questo anarchico di cui ho parlato, e scopro che gli anarchici che avevano organizzato l'evasione di questo anarchico dal carcere di Ushuaia, il carcere alla fine del mondo, il carcere di Ushuaia e il carcere della Terra del Fuoco, che ora è chiuso, per fortuna c'è un museo, ma altro posto da vedere, ma insomma, e scopro che a organizzare l'evasione sono stati gli anarchici di questo Simon Ladovski, di cui ho raccontato la storia, e hanno, per fare questa evasione, pagato Pasqualino Rispoli, che Pasqualino Rispoli era un contrabbandiere che nella Terra del Fuoco, nello Stretto di Magellano e in tutta la parte, diciamo così, di Capo Horn, eccetera, andava a raccogliere dal naufragio dei battelli, che allora in quegli anni, primi del Novecento, erano frequentissimi, che c'era dei naufragi, a raccogliere le merci, le cose che nel naufragio venivano appunto portate dal mare, e poi li contrabbandava con gli indios della zona. Io scopro che c'è questo Pasqualino Rispoli perché ne parla un grande scrittore di viaggi, che è Chatwin. Nel libro In Patagonia, Chatwin ricorda questo Pasqualino Rispoli, appunto, ne parla male, sbagliando, perché Chatwin era un aristocratico. Però scopro una storia incredibile. Questo ragazzo è partito da Torre del Greco, nei primi anni del Novecento, a cercare il padre che era andato in Terra del Fuoco, perché il padre, pescatore di corallo rosso a Torre del Greco, tornando a casa una sera, aveva litigato con la moglie perché era stato dall'amante, ubriaco forse, non lo so, e la moglie gli aveva detto: "Ti butto fuori di casa", e lui aveva detto: "Bene, vado in Terra del Fuoco", e c'era andato per davvero. C'era andato per davvero, e il figlio Pasqualino, che dopo 20 anni, perché era in fascia allora, dopo 20 anni muore la madre, parte da Torre del Greco per andare a cercare il padre alla fine del mondo, in Terra del Fuoco, a Punta Arenas, e lo trova. Io racconto appunto nel libro L'ultimo pirata della Patagonia questo incontro incredibile fra questi. Lo trova e il padre gli insegna a navigare e gli acquista una barca. E Chatwin, però, qui dice una cosa molto bella nel suo libro In Patagonia: Pasqualino Rispoli era un analfabeta, però navigava meglio di un ammiraglio della marina inglese. Tant'è vero che gli anarchici lo assoldano per $1,000 americani di allora per portare l'evasione, l'anarchico evaso appunto da Ushuaia. Poi li riprendono tutti, la storia va avanti in questo modo, ma per dire insomma che si incontra personaggi incredibili, le storie appunto ci inseguono quando si fanno i viaggi e quando si ha questa
voglia di raccontare, insomma. E legare il viaggio alle storie, questa è la cosa più... alle storie e ai valori, perché sennò altrimenti diventa soltanto... Ma come fai a rimanere fuori, cioè da viaggiatore e non da turista, rimanere fuori dalle rappresentazioni a uso e consumo del turismo? Cioè, ormai nei posti principali uno trova solo queste situazioni qui, no? Quindi anche un po' come siamo ridotti noi a Cortona. Queste rappresentazioni un po' sì, alla però, Disneyland, no? Sì, però evidentemente... Te ne resti fuori. Te resto come fuori, fai? No? Nei luoghi che vado io non è difficile trovare queste rappresentazioni, eh? È molto difficile, perché prendo una città come Buenos Aires, può avere tanti aspetti appunto che implicano il turista, diciamo, ma ha tanti altri aspetti invece dove trovi storie incredibili, storie importanti. Il modo di viaggiare. La narrativa di viaggio oggi, quando non è guida turistica, è voglia appunto di stare dentro sia i luoghi che le storie che in qualche modo nulla hanno a che fare con il turismo. Naturalmente poi c'è un modo anche di vivere gli aspetti turistici, quando tu vivi in questi posti degli eventi. È chiaro che se io vado a Buenos Aires vado a sentire un'opera allo straordinario teatro di Caruso, voglio dire, oppure vado a vedermi uno spettacolo di tango. Mi sto anche dentro queste cose, perché però è un modo intelligente di viaggiare. Io penso ci sia un'unica organizzazione turistica, tra virgolette, che oggi però ha un turismo intelligente, che è Avventure nel Mondo. Come si chiama? Avventure nel Mondo. Che organizza tantissimi viaggi ovunque, e ecco, loro mantengono ancora questa caratteristica di autenticità, secondo me è abbastanza importante. Sì, innanzitutto volevo ringraziare chi ci ha dato l'opportunità di ascoltare, è la seconda volta che ascolto, ma l'ascolterei anche la terza e la quarta, perché sono sempre cose interessanti che fanno riflettere. E io ringrazio sia Tito che è venuto, ci ha dato l'opportunità e va sicuro il libro merita, come tutti gli altri. E ringrazio anche però che qualcuno se ne dimentica chi ci ospita, che è la Factory, con il grande Aldo, che abbiamo avuto la fortuna che l'hanno buttato fuori dalle ferrovie e quindi è venuto, è tornato più in modo più stabile a Cortona, che ha aperto questo locale, che è una grande opportunità per tutti, e lo sa Aldo quanto anche io personalmente lo sfrutti. Ecco, apro una... eh? No, 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 per altre attività, perché Cortona, no, io ci hanno provato a chiamare, ma non, probabilmente qualcosa potrei anche fare, ma non meglio di no, almeno quello. No, anche perché a Cortona non ci sono grandi spazi. No. E quindi è un'opportunità. A proposito, apro una parentesi, poi faccio la riflessione. Sarebbe opportuno sovvenzionare minimamente, perché qui non paga nessuno, no? Nel senso che ci rimette di tassa, ce l'hai i soldi, Aldo, perché... però insomma, se si potesse, c'è una cassettina lì, io ogni tanto qualcosa ci metto, perché questa che sia una realtà che non finisce. Come non finirà mai, per chi scrive libri, le esperienze meravigliose di Tito. Ora, con Tito, quando parla degli anni 70, perché è bella l'evoluzione che ci deve essere nella vita di ciascuno di noi. Quando si parla degli anni 70, io avevo 20 anni, cioè più si va avanti più crescevo, no? dai 15 ai 20, 22 anni. Io non ero, quando parlava di Viet Cong, io non ero da quella parte, nel senso dalla parte di Tito. Neanche il tuo babbo, eh? Probabilmente perché neanche mio babbo lo era. E quindi, quando sento... cioè, però, la cosa bella è che il tempo dà ragione a chi ce l'ha.
nel senso che poi ci siamo ritrovati. Non so se è bella, questo è bello. Ritrovati nei valori, carissimo, non nelle singole situazioni. Ci siamo ritrovati. E questo è una bella cosa. È per questo che a me i libri di Tito piacciono. Piacciono perché mi fa... A parte che in tutti i libri, e questa è proprio la cosa che devo dire, io l'ho letti diversi, non tutti, però diversi. È un riferimento a Cortona, c'è sempre. È una cosa... Io infatti i primi che lessi, quando lo dissi anche l'altra volta a Lucignano, quando vedevo la parola Cortona o qualcosa che ricordava, a me mi emoziona, perché chiaramente non è facile vederlo nei libri. E poi per le cose che dice. E proprio per questo, e anche perché raccontando i fatti come quello dell'esempio della morte di Stalin, servono anche a me, che ripeto, a quei tempi ero da quell'altra parte, però di rivalutare anche certe cose. E non è che cambia solamente chi credeva nell'idea comunista marxista e ora sulla Russia soprattutto, e ora non è successo quello che è successo, ma anche chi era dall'altra parte si ricrede, giustamente, secondo me, su cose che, di cui, come mio babbo era convinto, invece probabilmente, come sempre sta, la verità era un po' diversa. Poi per il resto niente, questa riflessione qui, domande non ce l'avrei, nel senso che io spero che non sia l'ultimo, mi sembra lo disse anche l'altra volta a Lucignano quando ci si incontrò, perché ormai è un'abitudine, no? Ci si incontra, si parla, si prende il libro, si legge. E è bello perché io che viaggio poco, perché non conoscendo le lingue ho paura di andare via, almeno leggendo i veri viaggi, quello che dicete, non quelli turistici, ma i veri viaggi, allarga il cuore e allarga la mente. Per cui grazie a Tito e grazie anche ad Aldo e a tutti i ragazzi della FACCI. Grazie. C'è un tempo che riguarda il viaggio che è importante. Io, quando chiudiamo, ve lo dico. C'è altri che vogliono... Io ti volevo chiedere un'altra cosa. Sì. Magari così ci scappa pure qualcosa di divertente, non lo so. Perché, insomma, non facendo il turista, facendo il viaggiatore, te parti, ma ti sei mai trovato male, a rischio e pericolo, hai avuto paura o situazioni simili? Tante volte. Immagino. Tante volte, però intanto bisogna viaggiare con una straordinaria attenzione a non essere arroganti e ad essere fortemente disponibili a capire l'altro, appunto questo rapporto con il diverso da te, insomma. Dopodiché, quando però ti incontri con il potere, corri dei rischi, perché io ho raccontato in alcuni miei libri questo mio viaggio, ad esempio, in Egitto, dove mi successero di tutte, uno dei paesi più corrotti che esista al mondo. Anche ora, sì, no, anche ora non c'è dubbio. Dove, intanto arrivai alla frontiera, avevo un vecchio diesel Peugeot, perché mi imbarcai in Grecia e arrivai appunto a Alessandria. Quindi cominciarono per... Insomma, non mi facevano scendere se io non pagavo... stessa faccia, stessa razza, queste cazzate così. Quindi con i greci, però... Sì. No, no, ma anche gli egiziani. Gli egiziani ci mandano queste cose, eccetera. E poi $50. Perché? Dico, io non ce l'ho, sono un ragazzo... No, ma non importa, assolutamente, non è obbligatorio. Vado più avanti, mi fermo più avanti, un altro ufficiale mi ferma, $50. Io non uscivo dalla... attraverso un villaggio nel Nilo, e a un certo punto un bambino mi si butta sotto la macchina. Madonna. Andavo pianissimo, per fortuna, non ho nessuna... un villaggio, il mercato lì, insomma. Mi si getta sotto la macchina,
Io naturalmente esco dalla macchina disperato, perché chissà che pensavo, questo bambino inanimato davanti, eccetera. E dico, ma... E la gente comincia a mettersi intorno, eh. Mi si avvicina uno in perfetto italiano, dice, è un casino, eh. Come? È un casino. Ah, dico, per fortuna c'è lei, dico, mi chiami la polizia, guarda, io non so cosa fare. Cioè, dice, no, ma stai tranquillo, no, il bambino si riprende, e poi la famiglia qui intorno, magari lei faccia una cosa, lasci qualcosa per la famiglia. E quindi capisci che c'è un'organizzazione proprio che si buttano sotto senza rischiare nulla, perché il bambino era perfettamente tranquillo. Per dire che ti succede cose di questo genere, oppure in Messico, quando quel viaggio che feci in Messico, passando appunto, quando andai dalla Patagonia all'Alaska, la polizia mi mise la droga in macchina. Mi mise la droga in macchina e mi fermarono e misero la droga in macchina e poi tirano fuori questo pacchettino, questa carta spagnola, e mi dicono, è questa? Questa che? E dice, questa è, quindi lei è in arresto. Quindi capisci subito che, siccome tu non ce l'hai messa, siccome tu non hai nessuna, questa è una scelta della polizia per farti... E infatti devi mettere dei soldi dentro il passaporto. Io sapevo questa cosa, per fortuna. Mi metti dei soldi dentro il passaporto e questi appunto ti prendono anche per il culo, perché dicono, ora vada, ma non lo faccia più. Però se tu reagisci, ti arrestano, ti portano dentro, la tua parola contro la sua, ti rovinano la vita, capito? Cioè queste... Quindi tante cose sono successe. Anche in Russia, anche in Cina mi sono successe, però insomma è sempre episodi che si riesce a... Una frattura anche una volta, ti sei fatto male con la moto. Sì, con la moto in Vietnam, sì, ma lì furono gentilissimi, quello fu colpa mia, io caddi con la moto in... Noi in Sudafrica gli si è dato i soldi sul passaporto. Fatto quel giorno benedetto, maledetto, a Praga. A Praga fu addirittura questo. Io mi trovai a Praga mi sono successe tante cose, e io ringrazio proprio la vita che mi ha concesso di rivederci. Che mi ha concesso di. A Praga, per esempio, il giorno che arrivarono i carri armati sovietici, io ero all'Hotel Europa e sembrava che tutto fosse risolto, invece quel 21 di agosto arrivarono i carri armati sovietici e in piazza Venceslao, dove c'è il Teatro d'Europa, iniziarono a sparare verso il Museo Nazionale, perché c'era una resistenza da parte degli studenti in quegli anni. Io scendo dall'albergo, allora ero nel 68, ero un dirigente dei Giovani Comunisti Italiani, quindi cerco di farmi largo. Era un ufficiale sovietico, me lo ricordo sempre, con gli occhialini filigranati, cioè, che ci diceva, non è successo niente, sono manovre militari, non abbiate paura di nulla, voi state tranquilli, siete stranieri, cioè. Io invece sentivo fuori sparare, insomma, quindi c'era una situazione di... Insomma, vabbè, gli dissi, sono un italiano, eccetera, eccetera. Per fortuna i comunisti italiani avevano riprovato l'intervento in Cecoslovacchia, quindi mi fecero un foglio di via e mi obbligarono a uscire dal paese nel giro di una giornata, però attraversando la Cecoslovacchia di quei giorni, che era una cosa terribile, insomma. Io non so se ci sono una trentina di fotografie da vedere.